Buonasera. E ammetto che è da fine febbraio che non vedevo tutte queste persone messe insieme. Me l'ero preparata. Mi sentite? Mi sentite bene? No? Poco? Va bene, ok. Cambiamo il tiro della voce, d'accordo. Ma Dario, ti posso chiedere di abbassare un pochettino le luci da sopra, che non riesco a vedere bene, così iniziamo la chiacchierata. Esatto, i frontali, grazie. Ancora un po'? Ok, perché avrei bisogno di vedermi, no? Allora, innanzitutto grazie di essere qui questa sera, per me è un'emozione particolare. In realtà non parlo solamente di me, parlo anche anche per quanto riguarda Marcello, Angelo e Lorenzo, perché in realtà è veramente speciale risalire su questo palcoscenico, ricominciare, rincontrarci in questo modo in una occasione come questa, con una lezione shakespeariana, nello specifico parlando di Otello, perché personalmente l'ultima volta che io ho messo piede su questo palcoscenico era praticamente 364 giorni fa, 364 giorni fa per la prima di Otello, che abbiamo fatto l'anno scorso qui per Prato Inglese, ed è stata una emozione molto bella, è stato, beh, insomma, una cosa a cui sono molto legato. E quindi ritornare qui, cioè, ecco, questa cosa di rincominciare, ripartire in qualche modo su questo palcoscenico, legato a questo testo, legato a voi, legato a questo teatro, legato anche ai ragazzi che sono seduti qua con me questa sera e che facevano parte di quella stessa avventura l'anno scorso, è un'emozione particolarmente forte. E poi con le parole di Shakespeare per raccontarci e affrontare un po' un testo come quello di Otello. E beh, insomma, adesso basta con gli eventi personali e provo un po' a vedere cosa riusciamo a fare insieme questa sera. Io ho pensato una cosa un po' particolare, nel senso che io sono Marco Lorenzi, come potete immaginare non sono un professore universitario, ma faccio il regista, e quindi ho pensato di non focalizzarmi su una lezione frontale in cui praticamente vi racconto quello che so su Otello, perché sarebbe frustrante per voi e anche per me, insomma, non saprei bene cosa dirvi. Allora ho pensato di fare qualcosa di pratico, ed è il motivo per cui credo che vi siano anche stati spediti via mail un po' di materiale che forse affronteremo questa sera. Non so se avete avuto modo di stamparlo, eccetera, eccetera. Tanto comunque lo leggeremo, signora, non si preoccupi. Perché mi piacerebbe in realtà giocare un po' con voi e affrontare Otello cercando di leggerlo insieme, interrogarci insieme e arrivare insieme a scoprire che cosa è Otello, o perlomeno che cosa è stato per noi, che ci abbiamo dedicato tanto tempo e ci abbiamo messo tanta cura nell'affrontarlo e nell'attraversarlo. Quindi incomincerei con una domanda, ok? Chi di voi, ma proprio di voi, mi sa riassumere la trama di Otello? No, perché Otello è piuttosto famoso, Otello, no? Perché ride? Ah, ok, che è un buon modo per cominciare, perché comunque inizia in commedia anche Otello, poi non so se avete presente come va a finire, però come? Non ci racconti la fine. Non anticipo niente. Il famoso spoiler. No, ma mi chiedevo, siccome è piuttosto conosciuto, sapete che è una delle tragedie shakespeariane più messe in scena? Insieme ad Amleto e Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta l'ho già messo in scena, sono già a buon punto. È veramente una delle più messe in scena, è una delle più frequentate, quindi immagino che sia anche tra le più conosciute. E mi interessa cercare di capire perché è così messa in scena e
e piace così tanto. No, non scherzo, che cosa sapete di Otello? L'amaro amore del Moro al mare. Te l'hai ripreparata questa? Come bello, ti chiami? Però. Gabriele. Gabriele dice l'amaro amore del Moro al mare. Perché al mare? Perché siamo al Cipro. Bravo! Gabriele, ottimo, quindi... vai Gabriele, nello specifico, sei stato ancora più bravo, hai detto? Cominciamo a Venezia, se non sbaglio, dove c'è il Doge, c'è un po' di personaggi importanti, che qua è appunto Otello, che è un moro, che è un generale, se non sbaglio. Esatto, esatto. Quindi Gabriele ci sta dicendo, ci ha detto con la sua... Come? Gabriele Secchione. Ma vi conoscete? È il cognome. Vabbè, incominciamo bene. Cominciamo bene. Vabbè, allora adesso purtroppo per motivi molto chiari non ci possiamo avvicinare troppo, però piano piano. Quindi Gabriele ci ha suggerito già una cosa importante, no? Questa divisione. Abbiamo Venezia all'inizio e Cipro nella seconda parte, in realtà seconda parte per gran parte del testo, nel senso che dal secondo atto in poi ci spostiamo a Cipro. Questo spostamento peraltro è interessante, magari ci torniamo dopo, perché siccome Shakespeare non scrive niente per caso, c'è un motivo per cui la prima parte è ambientata a Venezia e la seconda parte a Cipro. Vabbè, poi ci ritorniamo su questa cosa. Come? Vabbè, ok, va bene così. Poi, detto questo, qualcos'altro cosa sappiamo? Cioè, che cosa sapete? È stato scritto, allora, è quasi... Come si chiama? Carla. Carla ha detto che è stato scritto nell'anno in cui è morta la regina Elisabetta, che sembra una banalità, ma in realtà sono le cose che io adoro, perché se partiamo dalle banalità facciamo dei grandi spettacoli, se le skippiamo e facciamo finta di niente in genere facciamo dei grandi errori. Quindi Carla ci diceva, proponeva cronologicamente, diciamo così. In realtà è quasi corretto, nel senso che è stato scritto l'anno dopo. Ed è interessante questa cosa, interessantissima, perché è stato scritto nel 1604, nel 1604 va in scena il testo, e nel 1603 muore la regina Elisabetta. Nel 1604 il re era già salito al trono Giacomo I Stuart, no? Ok? Ora 5 minuti di noia con Marco Lorenzi. No, ma perché sembra una banalità, ma in realtà serve per capire perché Shakespeare scrive così quello che scrive. Allora, 1603-1604. Allora, la regina Elisabetta l'avete sentita nominare tutti, no? Più o meno sappiamo bene che il trono di Elisabetta I, che il trono di Elisabetta d'Inghilterra è uno dei momenti storici più, uno dei momenti d'oro della storia d'Inghilterra, no? Siccome gli inglesi sono un po' in ritardo rispetto agli italiani, ve ne siete accorti anche con il Covid, il Rinascimento in Inghilterra corrispondeva al periodo della regina Elisabetta, fondamentalmente, ecco. E la morte della regina Elisabetta segna l'inizio della fine del Rinascimento in Inghilterra. Quindi l'ascesa al trono di Giacomo I Stuart in realtà segna questo cambio epocale, e il cambio un cambio epocale in cui si passa, un po' come in tutti questi grandi passaggi della storia, si passa appunto dal Rinascimento, da un'epoca di grande ottimismo in cui la centralità dell'essere umano e le possibilità ricchissime, infinite dell'essere umano sono al centro della nostra riflessione, del nostro pensiero, si passa ad un momento storico successivo, no? In cui Giacomo I Stuart già cambia il tipo di politica internazionale inglese. Passiamo quindi da un'epoca di grandi scoperte, di grandi invenzioni, di grandi un'epoca d'oro fondamentalmente, a un'epoca in cui incomincia ad arrivare una forma di paura, una forma di oscurantismo. C'è qualcosa che non è più come era prima, ok? Questo è interessante da sapere, perché Shakespeare, che è geniale, percepisce questo
ingranaggio che si sposta all'interno della storia dell'essere umano. Incomincia a percepire che c'è qualcosa che non torna più. E infatti Otello parla, per quanto mi riguarda, per tutte le chiacchierate che ci siamo fatti durante le prove, eccetera, eccetera, parla di un cambio epocale, di un mondo che passa da un'epoca della storia a un'altra epoca. Infatti lo scontro tra i due grandi personaggi che al centro del testo, no? Il grande conflitto che c'è all'interno di Otello, ovvero, uno l'abbiamo detto, Otello in genere, è il nome del titolo, l'altro? Iago. Siete preparatissimi, è per questo che siete così tanti. Ok, quindi abbiamo Otello e Iago, rappresentano veramente due esseri umani appartenenti a due epoche storiche diverse. È per questo che Otello è diverso, non perché è moro, nero, di colore, diciamo, è chiaramente simbolica come scelta, ma Otello rappresenta l'uomo, rappresenta l'epoca degli eroi, il once upon a time, diremmo in inglese, no? L'eroe del c'era una volta. Questo è importante, è bellissimo come cosa, perché poi leggendo il testo riemerge immediatamente, lo riusciamo a percepire e capire subito. È l'uomo l'uomo dell'epoca degli eroi, l'uomo del c'era una volta, l'uomo che appartiene a quell'epoca in cui la parola combacia e corrisponde con le cose che diciamo. La parola è specchio fedele della realtà. No? Immaginate per Achille e Patroclo, no? La parola amico vuol dire amico, non vuol dire anche nemico. Ditemi se non mi spiego, se non mi capite è perché mi spiego male io sicuramente, quindi mi potete interrompere, ok? Vabbè, non ne abusate però. Invece Iago rappresenta già l'uomo moderno, l'uomo legato alle logiche, l'uomo moderno, l'uomo legato al mercato. Non più il guerriero, ma, infatti, ci diceva Gabriele, la prima parte è ambientata a Venezia, la città degli scambi commerciali, la città che era il cuore, no? Che viveva grazie agli scambi commerciali in tutto quanto il Mediterraneo. E la grande caratteristica quindi non più del guerriero, no? Dell'uomo che ha bisogno delle certezze, no? Dice, l'amico è amico, il nemico è nemico, la guerra è guerra, l'amore è amore. Ci siamo su questo, quindi le parole corrispondono a quello che dicono. Invece, la grande caratteristica ragazzi ovviamente, del mercante, di chi si occupa di mercato, di vendere. Qual è? Saper parlare. È sempre Carla, giusto? Carla, Gabriele, stai attento che Carla sta recuperando. È vero, saper parlare. Perché però saper parlare? Perché ci deve convincere. Non ci mettiamo giudizio, Carla, attenzione, eh? Partiamo da convincere, no? Perché sennò Iago diventa immediatamente cattivissimo e lo facciamo vestito di nero con i baffi, eccetera, eccetera. Invece per Angela dice per convincere, esatto, perché per l'uomo moderno, legato quindi a logiche completamente diverse da quelle del guerriero, dell'eroe, la parola serve per creare la realtà, per manipolarla, per generarla. Perché io ho bisogno di dirti il mio frigorifero, no? Compralo da me. Ma perché? Perché ne hai bisogno. Perché ne hai bisogno? Per questo, quest'altro motivo, eccetera, eccetera, eccetera. E creo la circostanza per cui tu alla fine comprerai da me il frigorifero. I veneziani erano molto bravi in questo. E non è un caso, quindi, che Shakespeare sceglie Venezia. È bravo, eh? È molto bravo. Ok, quindi Carla, siamo partiti da 1603-1604, giusto Carla? Quindi il problema storico sembra una banalità, ma non lo è, perché è il conflitto tra due esseri umani completamente diversi. E questo
rende la grande diversità di Otello. È per questo che è diverso Otello. Perché Otello è un essere umano che appartiene ad un'altra epoca storica che si trova a vivere nell'epoca moderna, circondato nella città del mercato, nella città dove la politica, gli scambi commerciali, l'acqua, la religione, ma l'acqua, no, a Venezia, che ha una forma mutevole, non è solida. Viene scritto anche da Shakespeare in due maniere molto diverse, no? Cioè, Iago e Otello vengono scritti proprio con due strutture linguistiche diverse. Otello è sostanzialmente in poesia, sì. Cioè è lirico. Quando parte Otello parte una poesia. Sì. Quando parla Iago e il linguaggio è completamente sbrindellato, come dire, per ricordare autori moderni, è stile Mamet, molto, come dire, sconnesso, con molto turpiloquio. Cioè, ed è in prosa. Ed è completamente in prosa. È scritto proprio in maniera diversa, graficamente. Ed è Iago che quando parla con Otello si modella al linguaggio di Otello, esatto. E non viceversa. E questo è molto bello, no? Perché partire da questo dato per capire che Otello è diverso per un motivo così verticale, così universale, è potentissima come cosa. Interrogarci su cosa è, da dove deriva la diversità di Otello. Infatti Otello, proprio perché quindi il colore della sua pelle è chiaro che è un simbolo, cioè che Shakespeare immagina un simbolo potentissimo per rendere subitanea la sua differenza, no? Ma soprattutto immagina un uomo sradicato, un uomo solo. Un uomo che è che gioca sempre su un terreno che non è il suo. Ok? E questa solitudine fantastica, cioè questo sentire di essere in un luogo che non è il suo, sentire questa diversità, infatti non è così importante, e in molte versioni non è recitato da un attore di colore. Ma la cosa importante è questa percezione, no? La cosa importante, infatti, è che Otello ha una sola cosa a cui potersi aggrappare. Questo uomo solo, questo uomo sradicato e via dicendo. Qual è? L'amore. L'amore. Esatto. Come ti chiami? Giuliano. Giuliano. L'amore. È innamorato pazzo di Desdemona, ed è un amore molto probabilmente, anzi siamo certi che è un amore ricambiato, è un amore puro, è un amore perfetto, probabilmente hanno anche un'età molto diversa, quindi lei è anche molto più giovane rispetto a lui, e quindi immaginate quest'uomo in queste condizioni, che vive in questa condizione di sradicato, di appartenente ad un'epoca diversa, in una città che non è la sua, eccetera eccetera, ha una sola certezza. Achille ha una sola certezza, che è l'amore per questa donna. E l'amore che questa donna prova per lui è qualcosa di solido a cui poter essere aggrappato. E questa è un'altra chiave interessante, perché se non raccontiamo e non siamo bravi a trasmettere che Otello è soprattutto una storia di amore pazzesca, non c'è motivo per cui noi da spettatori ci appassioniamo. Sarebbe semplicemente la storia di un omicidio. Ma ce ne sono tante di storie di omicidi. Questo è speciale perché è la storia della caduta di un amore pazzesco. Di un amore puro, perfetto. Perché Iago, l'uomo moderno, l'uomo dei nostri tempi, ho il sospetto che non riesca ad accettare che esista qualcosa di così puro, qualcosa di così perfetto, qualcosa di così poetico, qualcosa di così favolistico, e lo vuole distruggere. È affascinante come cosa, in questa ambiguità. E immaginate la follia, cioè il dolore di un essere umano al quale togliamo l'unica cosa alla quale si può aggrappare per rimanere solido. No? Che lo tiene legato al mondo in cui si trova. Beh, interessante, eh?
cioè è buona come cosa. Beh, io insisto sul discorso che Otello è una storia d'amore, perché se e sul rapporto, sul gigantesco rapporto d'amore tra loro due, perché poi ci ritorneremo alla fine, ma anche perché è la grande, è questo che ci tocca umanamente, più che il dramma della gelosia. È la fine di questa cosa così pura e così perfetta che ci tocca umanamente e per cui noi diciamo no, ma perché? No? È importante raccontare prima questo. Ok? Sono chiaro fino qua? Ok, perfetto. Ora, qualcuno dice, per esempio, Orson Welles, che ha fatto Otello, no? Ne ha fatta anche una versione cinematografica molto molto bella, e anche molti studiosi, tipo Oden, che ha scritto un saggio bellissimo sui testi shakespeariani. Faccio pubblicità, perché vi dico il titolo preciso, Lezioni su Shakespeare di Oden, è bellissimo perché poi Oden è un grande poeta e racconta in una maniera veramente interessante i testi shakespeariani. Sostengono che Otello è uno dei testi, è insieme a Macbeth, diciamo che non ci è bastato quest'anno, insieme a Macbeth è uno dei testi più complessi e ambigui e difficili da mettere in scena, che non si capiscono fondamentalmente. Infatti adesso noi abbiamo ricostruito un po' di roba, un po' di elementi, ma in realtà una cosa che mi piacerebbe fare con voi è fare un gioco, una scommessa, ok? Un nostro grande insegnante a scuola, alla scuola del Teatro Stabile di Torino, che ci ha dato tantissimo e mi ha lasciato tantissimo, sosteneva, poi ditemi Lorenzo, Angelo, che in genere i grandi scrittori, i grandi autori riescono a scrivere la prima scena del loro testo in cui dentro c'è tutto, già tutto il testo che poi andremo a leggere. Ok? Una specie, io non sono la persona giusta per parlarne, ma chi ha maggiore dimestichezza con la musica può fare riferimento all'ouverture, no? Delle opere, in cui spesso il tema musicale che poi verrà, ditemi se sto dicendo delle cavolate, verrà poi sviluppato, i vari temi musicali sono già compresi nell'ouverture. Ecco, una roba del genere. Quindi la sfida, il gioco che voglio fare con voi oggi è leggere la prima scena dell'Otello con la collaborazione di Angelo, Marcello e Lorenzo, e leggere la prima scena dell'Otello insieme a voi, parlarne un po', fare un po' di analisi insieme, partire dalle boiate che poi in genere sono le cose che funzionano meglio, e vedere se riusciamo a fare delle, a cosa riusciamo a scoprire sull'Otello. Vabbè, ho capito, siamo capiti, no? Allora facciamo una cosa, che alla fine del pomeriggio, se ho vinto la scommessa, cioè se nel primo testo riusciamo a individuare tutto questo processo di scoperta su Otello, mi dite se ho vinto la scommessa io. Se vincete voi, offro da bere a tutti. Ok, allora mi hanno detto che per scendere mi devo mettere la mascherina, però mi sono accertato, quindi non sto inventando niente. Mi metto la mascherina e sto lungo la linea di coscienza, quindi non vi spaventate, so che posso farlo. Scena 1. Eccoci. Una strada di Venezia. Roderigo e Iago. Basta così, sta zitto. Sono davvero offeso, Iago. Tu che hai sempre tenuto i cordoni della mia borsa come fossero i tuoi, lo sapevi e non mi hai detto niente. Ma, Cristo, ma allora non mi ascolti. Se mi sono anche solo sognato una cosa del genere, disprezzami pure. Mi avevi detto che lo odiavi, quello lì. Ma per Dio, ma come devo dirtelo? Io ho motivi più che validi per odiarlo. Io sarei dovuto essere il suo luogotenente. 3 pezzi grossi del governo sono andati da lui con il cappello in mano a chiedergli il favore personale che mi facesse il suo luogotenente. Credimi, io so quello che valgo, non mi merito niente di meno. Ma lui, che non vede al di là della sua ambizione e del proprio interesse, li ha rimbambiti con dei discorsi roboanti, conditi da spaventosi termini guerreschi, e poi alla fine congedarli a mani vuote. Disse, peccato che ho il mio luogotenente. Michele Cassio.
Michele Cassio? Michele Cassio, uno che venderebbe l'anima al diavolo per una bella donna, uno che non ha mai preso parte a una battaglia, molte chiacchiere e pratica zero. Ecco tutta la sua esperienza di soldato, eppure Roderigo hanno scelto lui. Dio santo, vorrei essere il suo boia. Ma non c'è un cazzo da fare. Questa è la maledizione della carriera militare. Le promozioni si ottengono per amicizia e per raccomandazioni, non per anzianità. Una volta, ogni secondo, succedeva al primo. Ora giudica tu stesso e dimmi se ho delle buone ragioni per amare il negro. Ma io allora non resterei al suo servizio. Se sono al suo seguito non significa che io sia al suo servizio. Tant'è vero che se io fossi il Moro vi confesso che non vorrei avere Iago tra i piedi. Servendo lui, servo me. E Dio mi è testimone che non lo faccio per amore o per dovere, ma, nonostante le apparenze, per un mio scopo particolare. Io interpreto una parte. Io non sono quello che sembro. Se anche questa volta se la cava quel labbrone è proprio fortunato. Bravo, bravo, così mi piace. Allora, adesso chiamiamo il padre della ragazza e svegliamo lui. Non diamogli pace. Gridiamo per le strade la sua colpa. Aizziamo i parenti della donna. Il suo idillio, tempestiamolo di mosche. E anche se la sua gioia resta gioia, che perda almeno un po' del suo colore. Quella lì è la casa. Vai, vai. Lo chiamo. Vai. Brabanzio! Chiamalo più forte però, forte forte. Più forte. Brabanzio! Brabanzio! Non si sveglierà mai così, devi chiamarlo più forte, devi gettare grida di paura e di terrore, come se fosse scoppiato un incendio, capito? Non preoccuparti. Ehi, Brabanzio! Signor Brabanzio, ehi là! Ehi, Brabanzio! Svegliatevi! Al ladro! Al ladro! Al ladro! Attento alla vostra casa, alla vostra roba, alla vostra figlia! Al ladro! Così hai visto? Sì. Brabanzio si affaccia a una finestra. Si può sapere perché gridate in questo modo? Che cosa succede? Signore, tutta la vostra famiglia è in casa? Perché me lo chiedete? Signore, perché siete stato derubato. Presto, vestitevi. Ora, proprio ora, adesso, proprio adesso, un vecchio montone nero sta montando la vostra candida pecorella. Svegliatevi prima che il diavolo vi faccia nonno. Ma siete impazzito? Beh, eccellentissimo signore, non riconoscete la mia voce? No, chi siete? Roderigo. Ma vattene al diavolo! Ti ho detto chiaro e tondo che mia figlia non fa per te. E ora vieni a interrompere il mio sonno con questo casino infernale. Te la farò pagare cara questa insolenza. No, calmatevi, signore. Ma per il Dio, signore, ma che... Noi siamo venuti qua per farvi un favore e voi ci trattate come dei farabutti. Signore, in questo momento, ora come ora, vostra figlia e il Moro stanno facendo l'esercizio della cavallina. Ancora. Lo conoscete, signore, l'esercizio della cavallina? Tu sei un farabutto! E voi siete... un senatore! Di questo risponderai tu, Roderigo, perché io quell'altro non lo conosco. Io risponderò di qualunque cosa, signore. Ma voi, invece di accusarci a malo modo, controllate... se vostra figlia è sotto le bianche lenzuola di casa vostra. Bravo, bravo. Vai. Se si trova lì, signore, consegnatemi pure alla giustizia perché ho tentato di diffamare la vostra famiglia. Insistete? Sì. Sì, insisto. Fatemi andare a controllare. Iago? È andata bene? È andata buonissimo. Allora, adesso ti saluto, però devo lasciarti. Non è opportuno né conveniente nella mia posizione essere chiamato a testimoniare contro il Moro. Roderigo, ciao. Luce! Dico, Luce! Luce! Era una prima lettura, avanti, su. Troppo generoso. No, grazie, grazie invece. Allora, però, proviamo a giocarci un po'. Esatto, allora, avete sentito un po' la lettura, no? Poi qualcuno di voi ha anche il testo. È bello, non leggere, ma vedere le persone in carne e ossa sul palcoscenico che lo fanno per noi, Non è male. E proviamo a dirci qualcosa su questa scena.
per poi rivederla e vedere come la possiamo cambiare insieme, partendo veramente dalle banalità, vi do pochissimo tempo. Cioè, che cosa riusciamo a capire? Che Iago è un manipolatore, ma ricordami il tuo nome? Angela. Angela. Allora, Angela dice che Iago è un manipolatore, allora, però io posso dirti una cosa, che al momento il resto del testo, non avendolo letto, e siccome io non so come va a finire Otello, sul fatto che è un manipolatore Iago ancora ci abbiamo un po' troppa... È un po' troppa prescienza, ecco, sì. Beh, siamo ancora più banali, ma veramente banali, eh? Le stupidaggini. È invidioso. Beh, questo lo possiamo capire. Chi l'ha detto? Io. Ti chiami? Caterina. Ok, questo, allora, sul meccanismo dell'invidia che c'è ovviamente Iago, ne abbiamo già un accenno nel testo, effettivamente. È ancora un po' presto per definirla invidia tout court. Sicuramente c'è un meccanismo di competizione. Iago ha subito un'ingiustizia, pensa di aver subito un'ingiustizia. Iago pensa di aver subito un'ingiustizia. Questo mi piace. Queste sono le banalità, quelle vere. Davide, ciao Davide. Perfetto, scusami che c'avevo le luci contro. Ok, Iago pensa. Parla con disprezzo di Otello, no? Perché Otello, tornando a quello che diceva Davide, dal punto di vista di Iago, cioè per quello che sappiamo in questa scena, ha commesso un'ingiustizia verso Iago. Cioè, giusto? Fino a qua ci siamo. Ok. Non si mostra se sbaglia. Come? Non si mostra mai all'altro. Non si mostra mai a Brabanzio, al padre della ragazza. Sì. Ok? Sì, d'accordo, si nasconde. Esatto. Cioè, molto articolato, lascia pensare poco all'istinto e comunque a una certa articolazione, una macchinosità del pensiero. Esatto, ti chiami? Roberto. Roberto ha fatto una fotografia interessante ed è il motivo per cui Iago parla tanto. Ma Iago è un attore fenomenale, ragazzi, e ce ne sono nella realtà di queste persone, no? Ha questo dono particolare, appunto, il mercante, parlavamo, no? Cioè il nuovo uomo, l'uomo nuovo, diciamo così, per dire meglio, che ha una capacità molto, molto sviluppata di creare immagini con le parole, no? E di portarti a pensare quello che mi serve. Ora, cos'è che ci serve? O cos'è che serve a Iago? Qualcosa che mette in cattiva luce Otello. Esatto, anche questo. Ora, partiamo proprio dall'inizio. Che ore sono? Dove siamo? Queste sono le cose banali, eh? Di notte per strada. E non è un caso che sia di notte. Ok? Otello inizia di notte e finisce di notte. È un dramma notturno, completamente. Completamente notturno. E ha a che vedere con questa grande forza manipolatoria, no? E con la possibilità della nostra ragione di mollare e di essere e di diventare preda delle immagini che vengono create, no? Cioè di essere avviluppata dalla capacità verbale di Iago, ma anche perché è uno dei delle pochissime tragedie di Shakespeare, forse l'unica, che finisce senza redenzione, senza pietà. Iago muore, Iago non è vero che muore, scompare, l'abbiamo ucciso nella nostra versione dell'anno scorso, ma in realtà viene messo in carcere dicendo: non vi dirò mai perché l'ho fatto, quello che sapete sapete, d'ora in avanti non parlerò più. Affascinante, eh? Sembra dirci che per il male che abbiamo, che non c'è spiegazione al male che provano e desiderano gli esseri umani. Perché? Perché è così. Non lo sapremo mai veramente perché Iago l'ha fatto. Ed è bellissimo. Per questo avviene così tanto di notte. Quindi è notte, che sembra banale ma non lo è. Perché comunque di notte ci si muove, ci si guarda, ecco perché alcune battute di Brabanzio, non ci si vede,
quindi Brabanzio non riesce a riconoscere gli altri in mezzo alla strada. Si parla anche a un volume diverso, no? Perché la gente sta dormendo, vogliono svegliare solamente Brabanzio e così via. Non è secondario questo discorso del notturno, quindi grazie. Ok, altre banalità? Ottimo, ci arriviamo subito. Carla, giusto? Ci arriviamo subito al senatore. No, ce l'ho un'altra io. Vai. Che ce l'ho? In mente così. Vai. Che mette, cioè, Iago ci fa capire qual è il punto debole di Cassio, che poi ci servirà. Cioè. Esatto, e qual è il, è giusto, qual è il punto debole di Cassio? Le donne. Ce lo dici subito. Le beve e le donne, e poi questa cosa sarà... utilissimo nel testo che segue, no? Io lo dirò un'altra banalità. È un po' esagerato, cioè... fa delle immagini che tre grandi uomini della città sono arrivati con il cappello in mano a chiedere per favore a Otello di fare lo suo luogotenente, cioè crea delle situazioni... È affascinante perché racconta una situazione storica che, in cui lui ci sguazza, ma criticandola. Dice, qua si va avanti solamente con la manipolazione, con le raccomandazioni, grazie al fatto che io vado a parlare, si va a parlare con gli amici, eccetera. Lui ci sguazza dentro questa roba qui, ma ne parla male, è affascinante anche questa roba. Quindi ci racconta il mondo in cui vivono, no? Era giusto quello che diceva Lorenzo sull'elemento di debolezza di Cassio per quanto ha a che vedere con il resto del testo, ma soprattutto, qual è la, qualcuno di voi sa la prima battuta di Roderigo? L'inizio della scena. Quella della borsa? Sì, quella della borsa, ma inizia la battuta con... Vabbè, ve la leggo io. Basta così, sta zitto. Da 8 ore che parlano. È bellissimo. Perché? Qual è l'ultima cosa che dice Iago? Ve l'ho detto. Non, da questo momento in poi non dirò più una parola. Finisce così il testo. Cioè, la parabola di Iago finisce così. E inizia con... Basta. Parli ancora, t'ammazzo. Finisce male. Ma magari. Ascolta, no, ma ascolta. Sarebbero tutti vivi alla fine, perché è una tragedia, Otello. Cioè, muoiono praticamente tutti. Sarebbe fantastico. Cioè, c'è un arco potentissimo ed è legato. Basta così, sta zitto. È legato alla parola. Ci dicevi. Ricordami il tuo nome, scusami. Roberto ci parlava della capacità dell'eloquio, del verbo di Iago, no? Esattamente, basta così, sta zitto, è legato alla capacità manipolatoria della parola. Ce lo sta già dicendo da subito che cosa accadrà, ed è fantastica questa cosa. Quindi, secondo me, la scena non inizia con la prima battuta di Roderigo, ma cerchiamo di costruire un po' di circostanze precedenti, ok? Ma io le chiamo circostanze precedenti, vediamo se cambia qualcosa. Vi va bene? Sì, ma cerchiamo. Io ho il terrore di... La scenografia l'ha composta io, Lorenzo, quindi mi interfaccio un po' con... La mascherina, scusate. Ma resto su, dai. Allora, un po' di circostanze precedenti. Sono ore, no? Che lo insegno. Ascolta, non vi muovete troppo. Ascolta. State con me. Vieni qua, vieni più vicino. L'ultima cosa. No, per piacere, basta. Ti prego. Basta. Basta così, sta zitto. Sono veramente offeso, Iago. Cioè, tu che hai sempre tenuto i cordoni della mia borsa come fossero i tuoi, lo sapevi e non mi hai detto niente. Perché, ma allora non mi ascolti. Perché? Se mi sono anche solo sognato una cosa del genere. Bravi, vi fermo un attimo. Qualcuno prima parlava dei cordoni della borsa, no? Quindi ritorniamo sul discorso dell'economia, il nuovo mondo, eccetera, eccetera, la nuova epoca storica e via dicendo. Cosa ci dice questo scambio qui? Proprio l'inizio dei cordoni della borsa. Come? I soldi li gestisce. Li gestisce? Ok, quindi c'è una specie di dipendenza economica. Possiamo dire, no? I cordoni della mia borsa li tieni tu.
giusto? Ti faccio utilizzare i miei soldi. Quindi d'accordo? Il rapporto anche tra di loro viene definito subito? Là. Viene definito subito, ma soprattutto Iago, ed è interessante perché sennò lo recitiamo come un figo assoluto che non ha mai un problema, riesce a gestire, sai, il gioco delle tre carte alla grande. Invece gli dobbiamo costruire immediatamente un problema a Iago, gli dobbiamo costruire il fatto che come ti chiami? Marcello. No, come ti chiami nel testo? Ma queste sono domande esistenti. Gabriele che mi mette pressione. Gabriele. Quando vi qua. Gabriele. Roderigo. Se Roderigo se ne va, se Roderigo decide, eccola, se Roderigo decide di non fidarsi più di Iago, ritorniamo all'inizio della nostra conversazione di oggi pomeriggio, decide di non fidarsi più di Iago, Iago ha perso. Quindi abbiamo un problema. Per questo bisogna essere banali, perché il problema ci aiuta. Aiuta a costruire la scena. Poi ci mettiamo i fiocchetti intorno, l'estetica e la forma, ma intanto parliamo di relazioni umane tra di loro. Quindi è importante che lui abbia preso una decisione molto forte, ok? E la decisione è quella di... Basta, non ne va. Andarsene, ok? Non fidarsi più di Iago. Quindi la traduciamo in nel corpo, a teatro si fa così in genere, in una immagine di allontanamento. Poi stai con grazia, visto... Mi allontano qua. Eccetera, eccetera. Iago non se lo può permettere. Quindi ripartiamo dal silenzio, che è bellissimo, perché è notte anche, no? Ok. Vai. Si vuole buttare nel canale. Basta. Mezz'ora prima di parlare. Devi calmare. Devi rilassarti. Me ne vado. No, ascolta. Guarda. Mi butto nel canale. Non ti buttare. Guarda. Fidati di me. Chiedi. Fidati di me. Guardami negli occhi. Stai calmo. Non mi voglio più fidare di te. No. Cerca di respirare. Sei in una situazione di stress. Te lo dico io. Devi cercare di. Mi butto e la finisco. Questo è un classico, delle persone in difficoltà prendono, cercano di terminare la loro esistenza in questo modo. Tu, fix point, ti suggerisco una cosa, Marcello. Se lui continua a parlare, tu già lo sai, che stai su di lui, non guardare a me, non so bello. Se lui continua a parlare, tu già lo sai che lui ti convincerà. È per questo che tu inizierai la scena dicendo una cosa specifica. E go. Marcello, devi stare calmo. Oh, basta, stai zitto. Sono davvero offeso, Iago. Tu che hai sempre tenuto i cordoni della mia borsa come fossero i tuoi, sì, come fossero i tuoi. Lo sapevi, non mi hai detto niente, me ne vado. Ma tu non mi ascolti. Io parlo e tu non mi ascolti. Ma il dramma di Iago. Ma se io mi sono mai sognato una cosa del genere, adesso tu devi prendere e mi devi disprezzare. Tu, sai cosa mi hai detto? Mi hai detto che lo odiavi quello lì. Ma come te lo dico? Mi hai detto che lo odiavi. Ma come te lo dico? Addio, basta. Non mi fido più. Io lo odio. Ho un sacco di motivi validi per odiarlo. Lui doveva farmi suo luogotenente, capisci? Io dovevo essere il suo... Aspettami, lui doveva essere il suo luogotenente. Sono lì tre persone della città, le più autorevoli, sono andate lì col cappello in mano a pregarlo per favore, per cortesia, di farmi suo luogotenente. E lui sa che cosa ha fatto? Che non vede al di là delle proprie ambizioni, del proprio interesse, capito? Gli ha risposto con delle parole roboanti, con delle cose riguardo alla guerra e tutte queste cose. E poi gli ha detto, no, scusatemi, ma ho già il mio luogotenente. Sai chi? Michele Cassio. Ok, ci fermiamo un attimo su Michele Cassio, perché esploriamo un po' la cosa. Ma Carla, io non me la sono dimenticata quella del senatore, eh. Ci ritorniamo, perché è una delle mie preferite. Ci fermiamo un attimo su Michele Cassio. Ora la domanda ce la siamo già posta. Roderigo lo conosce o no Michele Cassio? È un'altra banalità, eh? Però se lo conosce o non lo conosce cambia nel loro rapporto. Scegli tu, Marci, quello che ti piace di più. Lo vuoi conoscere? Lo conosco. Lo conosci. Ma non ci credo che okay, possa essere. Allora dai questo certo. Materiale anche sì. Ad Angelo, certo. Con grazia, come al solito. Chiedigli un po', ma lo sai chi? Lo sai chi? No, non lo so. Lorenzo Bartoli.
Lorenzo Bartoli. Non è possibile. Lorenzo Bartoli. Ma guarda, uno che venderebbe l'anima al diavolo per una bella donna. Uno che non ha mai messo piede in un campo di battaglia. Uno che è tutte chiacchiere e pratica zero. Lorenzo Bartoli. Bartoli. Capito? Ecco tutta la sua esperienza di soldato. Eppure Roderigo hanno preferito lui. Dio santo, ma io vorrei essere il boia di Lorenzo Bartoli. Non c'è un cazzo da fare. Ho il sospetto che tu ti stai riferendo a Otello, però ma anche di Bartoli, è l'interpretazione di tua, vedi tu, non ti preoccupare. C'è un cazzo tutte da fare. Due. Questa è la maledizione della carriera militare. Le promozioni si ottengono per amicizia o per raccomandazioni. Sì, no, siccome questa è una cosa che ci dice tanto, secondo me, anche oggi, Angelo, vedi un po' te come gestirtela con noi. Sono cose che sai fare con la mano sinistra, questa, dai. C'è un cazzo da fare. Esatto, respira, bravo, respira. Questa è la maledizione della carriera militare. Le promozioni si ottengono per amicizia, per raccomandazione, non per anzianità. Una volta ogni secondo seguiva il primo, c'era il secondo. Ora giudica tu stesso e dimmi se ho delle buone ragioni per amare il negro. Ma io allora non resterei al suo servizio? Se sono al suo seguito non significa che sono al suo servizio. Hai capita questa marcia? No, non l'hai capita. No, respira. Tant'è vero che se io fossi il Moro preferirei non avere Iago tra i piedi. Servendo lui, io servo me. E Dio mi è testimone che non lo faccio per... Rilassa, scusami Angel, stai. Rilassa il volto, Marci, perché senti come ti sta convincendo. Servendo lui... Quindi il movimento che prima era questo... Adesso sta cominciando a diventare affascinazione. Certo. Te l'ha quasi venduta la macchina. Rilassa il volto, perché devi permettere a quello che dice Angelo di entrare. Servendo lui, io servo me. E Dio mi è testimone che non lo faccio per amore o per dovere, ma per un mio scopo particolare. Io interpreto una parte. Io non sono quello che sembro. Se la cava anche stavolta quel labbrone è proprio fortunato. No, così mi piace. Sentite, il risultato, eravamo partiti da cosa? Scusatemi. Da che cosa eravamo partiti? Basta, stai zitto. L'azione era non mi fido di te. Alla fine cosa arriva a dire? Se la cava... Quel labbrone è proprio fortunato. Bravo, così mi piaci, così, così. Adesso chiamiamo il padre della ragazza. Quindi, primo capitolo, infatti adesso chiamiamo il padre della ragazza, nella prima scena inizia il secondo capitolo. Primo capitolo, in una scena potentemente da commedia, perché Iago è un personaggio da commedia che poi incontra il primo attore sbagliato, cioè uno che vuole recitare una tragedia, per Otello. Una pagina e mezza ci fa vedere, Shakespeare ci fa vedere quanto è bravo, no? È il primo livello, questo è il primo livello, l'ha superato, ok? Poi arriveranno dei livelli sempre più complessi nella storia di Iago, ma non abbiamo il tempo per affrontarli. Ok, quindi ce l'ha fatta, adesso Roderigo si fida di lui, e se Roderigo si fida di lui, Iago gli può chiedere di fare quello che vuole. Di questo ha bisogno. Chiamiamo il padre della ragazza. Ti sembra una bella idea? Allora, no. Senza battute, costruitela insieme. Cioè, voglio capire il tuo punto di vista e quello di Angelo. Adesso, chiamiamo il padre della ragazza. No. Svegliamo. È pericoloso. Svegliamolo. Lo devi affascinare. Svegliamolo. È un'idea bellissima. Svegliamolo in piena notte, capito? Non diamogli pace. Andiamo per le strade e gridiamo la sua colpa. Aizziamo i parenti della donna. Bravo, Angelo. Il suo idillio, tempestiamolo di mosche, capito? E se anche la sua gioia resta gioia, che almeno perda un po' del suo colore. Che è una battutaccia razzista questa qui, però. Poi la facciamo passare meglio in un altro momento, dai. Quella è la casa. Sì! Registratelo come una vittoria, perché se lui dice... Va bene, ok, lo faccio. Quella è la casa. Ok, inizia il piano. Va bene. Quella là è la casa. Vieni. Convinto, Roderigo. Brabanzio! Ti chiamalo più forte.
dico un'altra cosa. Non avete molto tempo. Okay. Anche perché tra un po' dobbiamo lasciare lo spazio all'altro studio. Realmente. Realmente, esatto. Brabanzio! Chiamalo più forte. Brabanzio! Brabanzio! No, non lo sveglierai mai così. Devi gettare grida di paura e di terrore, come se fosse appena scoppiato qui un incendio. Ehi, Brabanzio! Signor Brabanzio, è là! Brabanzio! Al ladro! Al ladro! Al ladro! Attento alla vostra casa, alla vostra roba, alla vostra figlia! Così hai visto? Ma si può sapere perché gridate in questo modo? Che cosa succede? Signore, tutta la vostra famiglia è in casa? Ma perché me lo chiedete? E per Dio, signore, però! Perché siete stato derubato! In questo momento, un vecchio montone nero sta montando la vostra candida pecorella. Svegliatevi prima che il diavolo vi faccia nonno. Ma siete impazziti? Eccellentissimo signore, non riconoscete la mia voce? No, chi siete? Roderigo! No, vattene al diavolo! Ti ho già detto che mia figlia, chiaro e tondo, non fa per te. Adesso vieni a disturbare il mio sonno con questo casino infernale. Te la farò pagare cara questa insolenza. Oh, calmatevi, signore. Ma per Dio, signore. Noi veniamo qua per farvi un favore e voi ci trattate come dei farabutti. In questo momento, ora come ora, dico adesso, vostra figlia e il moro stanno facendo l'esercizio della cavallina. Lo conoscete, signore, l'esercizio della cavallina? E quando lei si mette... Tu sei un farabutto. E tu sei un senatore. No. Ok, ci fermiamo qui. Grazie, Lore. Perché Carla notava il discorso del senatore. Ok, secondo voi perché? A parte che è una battuta importante questa qui, perché cambia i rapporti tra loro tre all'interno della scena. Proviamo a immaginare perché gli dà del senatore e come lo potremo sostituire. Banalità, non abbiate paura. Partiamo da idiozia. Venduto. A Venezia c'è una corruzione, ce l'ha appena detto Iago, che se li mangia. C'è una corruzione pazzesca, continua l'acqua che cambia muta, niente è quello che vediamo. Questo è affascinante, no? Ok? Quindi gli sta dando del... Il senatore, è peggio così. Yeah. Ok, è chiaro cosa gli dice, cosa gli sta dicendo. E ancora peggio, fino a quel momento non hanno offeso direttamente Brabanzio. In questo momento invece lo offendono sul personale. Infatti Brabanzio risponderà: cosa? Ma io ti querelo. E quello fa sì che Roderigo improvvisamente diventi intelligente, perché si deve salvare la pelle. Ma perché? Perché hanno bisogno non di uscire da questa scena con una querela, hanno bisogno di uscire da questa scena con Brabanzio che ha il sospetto della possibile relazione tra Desdemona e Otello. Quindi vi chiedo, Lore, puoi rifare dall'entrata tua, perché ho voglia di vedere insieme a tutti questo turning point nel momento di senatore e la necessità che si genera dopo. Ok? E Marcello, è notte, e questo è il motivo per cui all'inizio non urli e sei spaventatissimo da quello che dice Iago. Chiaro. Ok? Sì. Lo chiamo. 3-2-1, go, subito. Brabanzio! Chiamalo più forte. Brabanzio! Non lo sveglierai mai così. Devi gettare grida di paura e di terrore, come se fosse scoppiato appena un incendio. Ehi, Brabanzio, signor Brabanzio, ehi! Brabanzio! Svegliatevi, cazzo! Attento alla vostra casa, alla vostra roba, alla vostra figlia! Così devi fare. Ma si può sapere perché gridate in questo modo? Che cosa succede? Signore, tutta la vostra famiglia è in casa? Sì, perché me lo chiedete? Ma per Dio, signore, ma perché siete stato derubato? In questo momento, ora come ora, vostra figlia e il moro stanno facendo l'esercizio della pecorella. Della cavallina. Vabbè, insomma, una delle due. E quindi svegliatevi prima che il diavolo vi faccia nonno. Non ho capito niente, siete impazzito. Eccellentissimo signore, non riconoscete la mia voce? No, chi siete? Roderigo. No, senti, allora, vattene via. Come va? Vattene via, ti ho già detto chiaro e tondo che mia figlia non fa per te.
Adesso tu vieni ad interrompere il mio sonno con questo casino infernale. Guarda che te la farò pagare questa insolenza, cara. No, calmatevi, signore. Ma per Dio, signore, ma noi siamo venuti qua per farvi un favore, sì, e voi ci... E poi... Perché lui gli dice calmatevi e invece tu hai bisogno che lui diventi pazzo. Ok? Instillargli, cioè, metterlo in pericolo. Quindi certo. Calma, reagisci in un certo modo quando lui dice calma. Sì, che cioè lui vattene via perché non te l'ho già detto. Quindi quante insomma, volte gli avrà chiesto l'ho già detto. Io non te la do, sei un fallito. Senti, allora vattene via. Guarda che ti ho già detto chiaro e tondo, mia figlia non fa per te. Bravo, adesso cosa fai? Vieni qui ad interrompere il mio sonno con questo casino infernale. Guarda che io te la farò pagare cara questa insolenza. A te. Calmatevi, signore. Ma per Dio, signore! Ma noi siamo venuti qua per farvi un favore e voi ci trattate come dei farabutti. Ma loro non... Ora, come ora, in questo momento, vostra figlia e il Moro stanno facendo l'esercizio della cavallina. Lo conoscete l'esercizio della cavallina? Tu sei un farabutto! E tu sei un senatore! Di questo, Roderigo, la pagherò. Perché io quell'altro non lo conosco, hai capito? Io pagherò qualunque cosa, signore. Ne risponderai tu. Sì, ne risponderò io, signore, ma voi? Sei ingiusto qui, eh? Cambia, Roderigo qua cambia. Diventa più interessante. No? Glielo devi stampare in testa. Io risponderò di qualunque cosa, signore, ma voi? Respira, respira. Invece di accusarci a malo modo, controllate. E aprilo verso di noi, anche. Se vostra figlia è sotto le bianche lenzuola di casa vostra. Bravo, Roderigo, bravo. Se si trova lì, se si trova lì, consegnatemi pure alla giustizia perché ho tentato di diffamare la vostra famiglia. E insistete? Sì, signore. Sì, signore. Bravo. Fatemi andare a controllare. Bravo, Lore. Rapporto tra voi due, ce l'abbiamo fatta! È andata bene? Benissimo! Adesso però ti devo lasciare, scusami, ma non è opportuno in questo momento essere chiamato a testimoniare contro il Moro. Roderigo, ciao! Ciao! Corri dietro! Luce! Dico, Luce! Ok, Lore, ti posso chiedere solo una cosa? Se possiamo rifare lo scambio finale per chiudere, perché è bellissimo che Brabanzio è la prima vittima di Iago. Perderà la figlia, no? Perderà la figlia. E in questo momento è un'anticipazione, parlavamo delle prime scene, no? È una profezia di quello che accadrà. Va in camera, veste da camera di Desdemona, non c'è nessuno. Tradimento. Mi ha tradito. Mia figlia mi ha tradito, esattamente quello che penserà Otello nell'arco del testo. E il padre è la prima vittima, ed è bellissimo, infatti abbiamo fatto un piccolo cambio nel testo, no? Luce, 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 in realtà lo direbbe alla fine della battuta precedente, ma è bello regalare a Lorenzo e a Brabanzio questo momento in cui ritorna davanti agli spettatori, ha in mano la veste della figlia, negli occhi di Lorenzo, non di Brabanzio che non esiste, c'è questa relazione con voi, no? Per dire, ma veramente è successo? C'è un mondo, no? Un padre che si sente tradito dalla figlia e chiede luce di poter vedere e Dario, piano piano, andiamo al buio. Ok? Proprio lo scambio finale, eh? Lore, respira, prenditi il tuo tempo, lo fai in maniera fantastica. Pensa a tutte le cose che nel silenzio ci devi... In silenzio, allora, solo guardandoci ci devi comunicare. Io sono umano, no? Sì, un senatore mi ha detto. Cioè, ha detto, madonna! Proprio quello. Senatore. Guarda, Roderigo. Sì. Di questo ne risponderai tu. Io quell'altro non lo conosco nemmeno. Io risponderò di qualunque cosa, signore. Ma voi, invece di accusarci a malo modo, controllate se vostra figlia è sotto le bianche lenzuola di casa vostra. Se si trova lì, consegnatemi pure alla giustizia perché ho tentato di diffamare la vostra famiglia. Che insistete? Sì, insisto. Bravo, Marcio. Allora fatemi andare a controllare. Bravo.
È andata bene, Iago? È andata benissimo. Adesso ti devo salutare. Non è opportuno per me essere chiamata a testimoniare contro il Moro. Ciao. Luce. Dico, Luce. Luce! Vai, vai. Luce! Luce! Vi rubo l'ultimo secondo. Questo esperimento pazzesco di questa estate, di questa riapertura, è una cosa bellissima, è toccante. Quindi, dopo Luce, ringrazio di cuore il Teatro Stabile di Torino, la Fondazione TPE, chi ha avuto il coraggio di sognare un'utopia come questa, no, e di aprire. No? Di dare questo lancio, questo là, che dà la possibilità di incontrarci in pomeriggi come questi, che comunque è una cosa molto bella. E ringrazio Angelo Tronca, Marcello Spinetta e Lorenzo Bacchi.